rimetterci al lavoro passiamo alla presentazione del collega andrea montani dell'emilia romagna ancora afferente alla modellistica numerica prego andrea per quanto riguarda Se lo accenno Ok, buon pomeriggio allora. Due e mezzo del pomeriggio, momento della bioco per tutti, va bene? Allora, allora parliamo, ok. Il titolo dell'intervento dell è Modelli matematici di previsione: stato dell'arte e sviluppi futuri. Lavoro che facciamo all'ARPA Emilia Romagna, a servizio idrometeo-clima con, con Davide Cesari, Virginia Poli, Chiara Marsigli e Tiziana Paccaniella. Allora, il, 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 il sommario è questo, quindi l'idea di parlare un pochino delle catene modellistiche che sono operative presso ARPASIM, quindi co cosa è vecchio che cosa viene fatto di, di nuovo. Parleremo un pochino dell'assimilazione dei dati radar, attività presso, eh, che facciamo presso l'ARPA sull'assimilazione dei dati radar. Parleremo poi dei sistemi previsionali di ensemble, di Cosmo Labs e di Cosmo 2 EPS e poi penso che non ci avremo tempo e non, non so, probabilmente non, non parleremo della fruizione dei prodotti meteo attraverso il, il portale del nostro servizio. Allora, se ci sono delle domande fermate, interrompete, non, non, non ci sono problemi, ecco, proprio a, ad essere interrotti, è anche un segno che uno è sveglio dai, così. Allora, parliamo un pochino delle mode, catene modellistiche op, o, operative, quindi eh, in generale penso che, che l'accordo LAMI, bene o male, molti abbiamo già sentito parlare, che eh, LAMI appunto sta per i limiti della Model Italia ed è un accordo esistente, fa FARP Emilia Romagna, eh, fa... Arpa Piemonte, Antica Militare e Arpa Emilia Romagna per la produzione di previsioni numeriche meteorologiche operative, tipicamente usando il modello Cosmo. E una, delle pa una parte di procedure operative che sono state sviluppate nell'accordo LAMI sono ge gestite da, da noi a Bologna, da da dall'Arpa Emilia, Emilia Romagna, e quasi tutte girano sul centro di calcolo del Cineca. Con un, un parziale backup presso, eh, presso il nostro servizio meteo. I prodotti sono, sono quindi di, distribuiti a una serie di enti istituzionali, tra cui, appunto, l'Antica Militare, la Protezione Civile Nazionale, il CIMA e poi tutti i centri funzionali re, regionali di protezione civile. Quindi, questo più o meno è il giro che fanno i, i, i dati che, che, che poi vengono. Utilizzati per allerte e per la generazione dei, dei prodotti e delle previsioni giornaliere. Quindi le, le catene operative LAMI nel corso dal, dal, dal 2016 fino ad oggi, c'è stato appunto un ultimo contratto dal, col centro di calcolo Cineca, che è stato stipulato ormai due anni e mezzo fa, eh, no, meno di due anni fa, in cui le, le, le procedure operative sono state. Profondamente rinnovate, seguendo gli sviluppi scientifici del modello Cosmo. Stamattina Lucio Torisi vi ha già un po' raccontato eh, degli sviluppi e del, dell'importanza dell'aumento dell di risoluzione orizzontale e verticale per la eh, migliore descrizione di eventi meteorologici e le catene op op operative LAMI hanno seguito questo tracciato. Ecco, diciamo così. E parlando appunto delle de, 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 de procedure che sono state implementate no, a, a bassa risoluzione, chiamiamo bassa risoluzione ma parliamo comunque di 5 km, quello che qua, vi, vi, viene, qua, eh, che qua si, si vede è... Eh, è, la, è il, il, il setup del sistema Cosmo 5M che è fatto appunto da due corse al giorno che girano alle 0 e alle 12 con un orizzonte previsionale di, se, di 72 ore e che coprono questa area, eh, coprono tutto il, il, il Mediterraneo e una parte dell'Europa dell dell'Est diciamo. Il dominio di in, in, in integrazione ha un passo di griglia di 5 km con 45 livelli ver verticali, le condizioni iniziali vengono... Fornite da un, da un sistema di assimilazione dati eh, che ci è passato da aeronautica militare, invece le condizioni al contorno sono interpolate da quelle del modello globale del centro europeo. E questa è una configurazione abbastanza mh, analoga o il più simile possibile a quella che viene, eh, alle cose che vengono fatte da aeronautica militare nell'ambito co, co, con il modello. Cosmo ME, che dovrebbe essere, Cosmo dovrebbe essere il prodotto diciamo, principale, e Cosmo 5M, come è chiamato in questa slide, dovrebbe essere il, il, il prodotto di backup, in modo tale da avere due sistemi ridondanti che girano in due posti diversi, su due sistemi diversi, e che nel caso uno manchi, l'altro può, eh, può essere inserito nella, nella, nella generazione dei prodotti. Questo è il, il problema è che ci sono, mh, a, a, appunto a causa delle varie novità che, che ci sono state, la maggiore risoluzione or, orizzontale, il maggior numero di livelli verticali, la diversa proiezione geografica, e, mh, il problema è la migrazione dei vari clienti, delle varie procedure da, eh, da, da Cosmo I7, il modello A7 km, a 7 km, a Cosmo 5M. Quindi per il momento Cosmos 7 viene ancora mantenuto come backup, l'idea comunque è di spegnerlo intorno a fine febbraio, quindi tra circa un mesetto, in modo tale da non dover eh, tenere vive eh, tante catene in più. Ecco, questo più o meno è l'orizzonte temporale di, 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 di cui stiamo parlando. Parlando invece ai, dei modelli a, ad alta risoluzione, eh, ad alta risoluzione, quindi quelli che iniziano, iniziano tutti per Cosmo 2I, si parla appunto di modelli che hanno un passo di diria di 2,2 km e 65 livelli verticali, e questo è il dominio, quindi che copre bene tutta l'Italia. Nell'ambito di Cosmo 2I ci sono una serie di, eh, di famiglie di prodotti, no? cioè, ora ne parleremo: Cosmo 2I ENDA, Cosmo 2I e basta, Cosmo 2I Rook e Cosmo 2I EPS. Ci sono praticamente quattro rami, se qualcosa non è chiaro, fermate che ci torniamo e, e proviamo a, a rispiegarlo meglio se qualcosa non è molto chiaro. Quindi l'idea, allora, Cosmo 2i End e, allora, e tutti questi sistemi hanno stessa dominio, cioè quel dominio che avete visto prima, a 2,2 km con 65 livelli verticali. Cosmo 2i End è un sistema di assimilazione dati che crea l'analisi iniziale per il sistema a 2,8 km è un, è un sistema che è basato sulla tecnica di enda ensemble data assimilation cosmo 2i invece è la corsa vera e propria del modello il modello in forecast mode come si potrebbe dire ed è quello che sostituisce quello che veniva chiamato cosmo i2 cioè il modello a 2,8 km cosmo 2i rook RUC, RUC sta per rapidly updating cycle sono previsioni frequenti Ogni tre ore, ogni tre ore viene sganciato un run a 18 ore che fa le previsioni. Prima erano solo sul nord Italia, adesso sono estese a tutta l'Italia. Un sistema per il nowcasting e lo short range forecasting. E poi Cosmo 2 EPS che è l'ensemble nazionale, a cui già Lucio ha accennato nella presentazione precedente, che è un po' la novità di, questo, eh, di, di, di questi sistemi ad alta risoluzione qua viene sempre utilizzato in latent Nudging, che vuol dire che la precipitazione che viene stimata dal Composite Radar nazionale viene utilizzata per, mod mo per modificare il, 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 il profilo verticale di umidità e temperatura del modello, perché ci ha trovati che questo, benché il, il nudging sia mh, un sistema di assimilazione un pochino eh, vecchio e ob ob obsoleto, si può anche dire, per, per quanto riguarda ehm, l'assimilazione dei dati delle, delle stime di precipitazione da satellite, si rivela ancora adesso uno strumento mo molto valido per migliorare l'accuratezza delle condizioni iniziali da cui far partire il modello. Quindi, andando, and quindi qua, come avete visto, abbiamo quattro rami. Cosmo 2 ENDA, Cosmo 2 I, Cosmo 2 RUC e Cosmo 2 EPS. Ora nelle prossime slide cerchiamo un pochino di dare qualche dettaglietto in più su come sono eh, implementati i, i diversi rami. Per quanto, il GASMA, eh, per quanto riguarda l'ensemble le, 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 Data Simulation, si parla di un ensemble di, di 21 membri al momento, e che in futuro po potrebbero andare a, a 41, che girano in, in, in un circo continuo di assimilazione nel quale fanno uso delle osservazioni meteorologiche che sono disponibili in questo, in, 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 nelle tre ore di integrazione. Praticamente viene ut utilizzata la tecnica dell'ensemble transform Kacaman filter, il codice Kenda, già parlato nella, nella presentazione precedente, in cui si ottengono una collezione di possibili stati iniziali da cui far partire la previsione e le condizioni al, 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 al contorno per, per, per poter generare questo insieme di, eh, di analisi vengono fornite da aeronautica militare. E questo diciamo che è un sistema abbastanza oneroso ma che permette di campionare bene le incertezze che ci sono nell'assimilazione dati, invece di averne una che può avere che può essere affetta da un, un, una, una, una serie di errori, questa tecnica qua ci permette di avere un, un, un ensemble di, eh, di analisi che poi vengono portate avanti nel, nel tempo proprio per avere un, una stima di dove l'analisi è più incerta. Invece per quanto riguarda il sistema Cosmo 2i, che proprio è la previsione, in questo caso qua si, 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 si tratta sempre di molto simile al, al, al sistema... Cosmo I2, nel senso che sono sempre due corse al giorno, con un orizzonte temporale di 48 ore, le condizioni iniziali sono fornite dal sistema di assimilazione che abbiamo detto prima e le condizioni al contorno per il RAN a 2,2 km sono date da quello a 5 km. E questo è il, 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 il dominio che abbiamo anche visto prima e, e, ed è quello che, ehm, su cui viene basata appunto la modellistica deterministica ad alta risoluzione. Il rookie invece è un prodotto un pochino nuovo dove ehm, diciamo che l'idea di, di questo RUN è cercare di assistere i previsori nelle previsioni nel breve termine. Quindi sono dei RUN che vengono girati con un breve eh, orizzonte temporale di, di 18 ore ma viene girato molto frequentemente, ogni 3 ore e diciamo che le condizioni iniziali vengono fornite da, da questo, eh, dal, dal, dal sistema di assimilazione dei dati ad alta risoluzione. Diciamo che questo è il sistema dove dovrebbero entrare dentro tutti i, i dati eh, dei, dei radar, per esempio, su cui noi stiamo, eh, stiamo sperimentando, nel senso che è il sistema che dovrebbe cercare di assimilare tutte le osservazioni non convenzionali che tipicamente non sono assimilate nei run eh, diciamo, ufficiali. Questo proprio per cercare di avere un valore aggiunto nel breve termine, nelle prime 6-12 ore di integrazione. Noi sappiamo che il dato radar migliora le condizioni iniziali. Purtroppo il miglioramento dura poco a vita breve, dura tra le 6 e le 12 ore, quindi dopo viene spazzato via diciamo dalla penetrazione delle condizioni al contorno: quindi eh, il beneficio, il vantaggio di avere dei dati radar che vengono assimilati nel, nel, nel modello a, a vita breve e l'idea appunto di usare questo sistema Cosmo 2-IRUC è proprio quello di cercare di. Di utilizzarli il più possibile e di farli entrare nel, nel, nel sistema previsionale. Questo più o meno è, è lo scopo di, di questo nuovo progetto. Noi l'abbiamo già sperimentato negli anni passati solo per il nord Italia, con, ehm, con un feedback abbastanza positivo da parte dei previsori. Quindi. Sì. Cioè sia la riflettività, ne parliamo anche dopo, comunque è la riflettività da, da, da dati radar e il per ora è solo la riflettività. Il previsori alle 13, cioè circa un'ora tra il tempo che ci impiega già il modello e il tempo in cui vengono generati i prodotti, in modo tale da avere un sistema che quasi in tempo reale dà un refresh dell'informazione meteorologica. Questo invece è per quanto riguarda il, il sistema di ensemble, in cui appunto l'idea appunto nell'ambito di Cosmo 2 EPS, ne parleremo dopo in, in un pochino più in, in dettaglio, è quello di avere una corsa al giorno che parte al, alle 21 UTC, questa ora strana è legata al fatto di riuscire a incastrarsi con tutte le, altre, eh, tutte, le altre pro, tutte le altre procedure con un orizzonte temporale di, 51 ore, con le condizioni iniziali che sono sempre fatte dal sistema di assimilazione COSMO 2 IENDA e le condizioni al contorno che sono create dalle, generate dalle corse di ensemble gestite da aeronautica militare, COSMO ME EPS e questo sistema è ancora preoperativo, mentre tutto quello che avete visto prima è già in piedi e, e, e gira ed è, distribuibile, ed è distribuito la gestione delle procedure operative che sono più critiche per gli scopi di protezione civile, quindi tipicamente Cosmo 5M e Cosmo 2I, sono gestite direttamente dal personale del CINECA, che è reperibile H24, 7 giorni a settimana, che si assume anche il compito e la responsabilità per il loro funzionamento. Invece le procedure late che sono... Un un po' meno critiche sono via via in fase di sperimentazione e modificazione, come tutte quelle co Cosmo 2 ENDA, Cosmo 2 RUC e Cosmo 2 EPS, sono gestite dal personale di Ar ArpaSim, questo perché eh, ci permette un po' più di, di, di flessibilità nella gestione del, delle procedure e anche il fatto di, di richiedere frequenti aggi aggiustamenti nel tempo nel senso che proprio per il fatto che vengono assimilati i, i radar eh, spe spesso bisogna fare degli aggiustamenti perché eh, il, il, il composite na nazionale un pochino cambia quindi bisogna fare un pochino di, 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 di tuning nel corso dell'assimilazione delle, delle variabili nel, nel, nel modello quindi la procedura va continuamente aggiustata e ri risistemata il fatto di di poterlo far, far, fare noi eh, in maniera più, più, più diretta e autonoma permette di sveltire assai le, eh, la, la, la gestione delle procedure. Vabbè questo lo lasciamo perdere che andiamo veloce. Quindi diciamo che in, eh, nel, negli anni passati Alpacim ha, 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 ha sempre curato le, le, le procedure di gara per l'approvvigionamento delle risorse di calcolo nel 2005, 2009, 2016. Il contratto attuale scade tra neanche sei mesi scade a luglio di quest'anno e quindi stiamo già iniziando a lavorare sul capitolato per la nuova gara dove lo scopo è quello di, di consolidare la situazione operativa attuale. Quindi l'idea è di, di, visto che abbiamo cambiato tutti i sistemi andando da 7 km a 5, da 2,8 a 2,2 mettendo dentro il Cosmo Rook nazionale e l'ensemble ad alta risoluzione, l'idea è quella di stare stabili su questi prodotti per i prossimi anni. E questo appunto al momento abbiamo, come si può vedere nella parte bassa, abbiamo che tutti i sistemi Cosmo 5M, 2I, 2RUC e 2ENDA sono tutti operativi e l'ensemble è ancora in fase preoperativa, ma stiamo, ci stiamo arrivando, ecco diciamo così. Quindi questo era un pochino per darvi un piccolo quadro no? di come sono, di come è, è l'accordo LAMI e cosa c'è dentro a questo calderone. Ora cerchiamo un pochino di, di, di passare un pochino per eh, a parlare dei dell'assimilazione dei, dei dati radar, del lavoro che stiamo un pochino cercando di fare, cioè di inserire volumi di riflettività della rete radar nazionale nel processo di assimilazione dei dati. Questo è il lavoro che stiamo un po' sperimentando, soprattutto la collega Virginia Poli sta lavorando a questo. La motivazione, questo è un piccolo esempio, ma ce ne sono tanti purtroppo com come questi, in cui questo è il caso del 25 giugno di, di quest'anno, l'accumulata... Oraria prevista dal modello COSMO a 12 ore, in cui vedete che qua accumulata alla, alla più 12 dà due piccoli spot di, di, di precipitazione eh, nella parte appenninica dell'Emilia-Romagna delle, dell e qua sulla costa, confine con le Marche. E invece la, la stima dei dati radar eh, dà da una, una quantitativo di precipitazione tra i 20 e i 30 mm in questa zona qua. C'è anche un, 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 un pallino giallo tra 30 e 50 in pianura, più un'alta precipitazione qua dal delta del Po. Quindi l'idea è cercare appunto di, di, di migliorare la previsione a breve termine e a, ad alta ri, 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 risoluzione, cercando di migliorare le condizioni iniziali da cui parte il modello. Quindi l'idea è quella di cercare di assimilare i volumi di riflettività radar in modo tale da, da, da avere un'alta dissoluzione spaziale e temporale e anche un'alta densità di dati nel dominio di integrazione. La cosa buona dei radar è che danno tanti dati e frequenti. Il problema è riuscire a farli eh, mangiare al modello, parlando in termini abbastanza crudi, ecco, anche se è dopo pranzo il modello, quando si trova così tanti dati da mangiare, fa fatica. Perché? Eh, perché ora ci arriviamo, ecco. Quindi il sistema è, ehm, con cui, vengono, in cui stiamo cercando di lavorare a, a questo problema dell'assimilazione de de dei dati RAD è quello di utilizzare questo eh, software del consorzio Cosmo, Kenda, in cui tra le zero e l'una, per esempio, vengono eh, assimilate non solo le, le osservazioni convenzionali, come i, i sondaggi, i SINOP. I dati d'aereo, gli aerei, PAMDAR e le osservazioni appunto dite, convenzionali, ma viene anche assimilata dal radar sia la surface rainfall intensity che tutto il volume in 3D di, di, di riflettività. Questo fa, fa, fa sì che eh, questi volumi vengano combinati con una serie di piccole previsioni a, di, di previsioni a breve scadenza temporale e vengano, e diciamo che tra 0 e l'1 vengono assimilati i dati poi a l'1, questo poi viene fatto viene continuato ogni ora qua, diciamo qua il tempo è fermo e vengono combinate queste vecchi forecast con le nuove osservazioni vengono calcolati i coefficienti in virtù dei quali vengono corrette queste previsioni in modo tale da spararmi fuori queste nuove analisi, che riassimilano dall'1 alle due nuovi dati RADA, nuove osservazioni con, 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 convenzionali e mi ridanno fuori un'altra serie di, ehm, di analisi. E questo viene, è una catena che va avanti di ora in ora. In realtà si parla di farlo questo ancora più frequente, non a livello orario, ma a livello di 15 minuti, perché RADA ha la possibilità di fornirti dati ogni, ogni, con frequenza temporale ancora maggiore. Quindi praticamente vengono presi i volumi di riflettività e vengono combinati con... Eh, Com'è che si può dire? Diciamo le previsioni di Cosmo in termini di radar, cioè all'interno del modello Cosmo c'è un, un operatore radar che è capace di convertire le, le variabili prognostiche del modello, il vento, l'umidità, la temperatura, le specie microfisiche, in riflettività, in modo tale che lui è capace di. Eh, di simulare la presenza di rada in certi posti, a San Pietro del Capofiume, a Sette Pani, al Brick della Croce, dove, uh, vabbè, nei, 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 nei vari posti in cui tu gli dici che c'è un radar con certe specifiche tecniche e certe eh, strategie di acquisizione. Questo viene, viene, viene fatto e in modo tale che uno può com combinare i volumi di riflettività Osservato dallo strumento RADA, questa qua sopra si parla di strumento RADA, e quello qua qua sotto invece è quello fatto dall'operatore RADA del modello. In modo tale che venga, viene generata l'analisi sfruttando le discrepanze fra simulazione e osservazione. Questa è la, la tecnica con cui vengono assimilati i volumi di riflettività. Il problema è quello che si diceva prima, che non tutti i dati dei volumi vengono assimilati, troppa roba da mangiare per il, radar, per, per il modello, da parte del radar. E perché eh, diciamo che ci sono sia problemi legati al limite fisico della, della, della memoria dei processori in, in fase di assimilazione, sono proprio pochi numeri dei, 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 dei limiti fisici computazionali e poi anche eh, l'assimilazione la, 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 di osservazioni che sono più dense della risoluzione del modello può anche eh, de deteriorare la, 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 eh, così, la, la performance stessa del modello perché mh, in fisica cos'è che diceva? È un poema sovradeterminato, non so se questo per chi ha fatto fisica, penso che, cioè, ma anche per chi non l'ha fatto, cioè un poema che è sovradeterminato e quindi vuol dire che eh, non ha, eh, non ha una, 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 una soluzione ben posta, ecco, il poema non è ben posto. Quindi quello che viene fatto è che prima vengono prima ripuliti i dati, poi si fa una specie di su, su, super-hobbing in cui viene effettuato un upscaling dei dati radar a 10 km e certa riflettività più bassa di una certa soglia vengono elaborate a 5 dBZ che quella è un, la soglia di pioggia o non pioggia. Quindi se uno qua per esempio in queste... Nella parte bassa della slide ci sono appunto un esempio del radar 7 pani relativo al 5 febbraio 2017 alle, 0, alle 10 di mattina. Questa è l'osservazione lo, del radar in cui si vede appunto la più alta rilevabilità in questa zona qua, qua si, si, qua si vede appunto la simulazione cioè cosa l'operatore radar dice, cosa il radar del modello dice, se il modello avesse, un, se ci fosse un radar lì per il modello, ecco quello che, lui, quello che vedrebbe in base ai campi di umidità e specie microfisiche e temperatura che il modello ha, ha, ha previsto e questa è l'analisi che, che, che viene fatta dalla combinazione, che combinazione dalla dall delle osservazioni dentro alla simulazione. Questo è più o meno lo, lo, il, 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 il flusso dei dati che viene, ehm, che viene portato avanti. Guardiamo qualche caso studio, essendo il sistema ancora non operativo ma ancora in fase di eh, e evoluzione. Abbiamo qua un esempio di assimilazione dei, dei, dei volumi rada sul nord Italia, stiamo parlando di quattro rada, San Pietro del Capofiume, Gattatico, Brick della Croce e Sette Pani. Verifichiamo il campo di precipitazione sia durante il ciclo di assimilazione che durante la previsione. E eh, abbiamo cercato di utilizzare non solo la, di assimilare i dati ogni ora, ma anche con più frequenza, anche a 15 e a 30 minuti, per vedere se il, il modello... Era, era, era stabile e anche per, per riuscire a, a, a vedere la affidabilità e la bontà di queste previsioni. Il periodo è febbraio dell'anno scorso, quindi qua mh, quello che si vede, qua abbiamo sull'asse X il, il tempo, quindi gli esperimenti partono il 3 febbraio al del 2017 alle 9 e si fanno dei cicli di, di, di tre ore, mentre sull'asse Y ho la precipitazione media cumulata ogni in tre ore sull'area del, del nord Italia, sulle osservazioni. Quindi ho tre linee, la linea nera è, sono le osservazioni. La linea blu sono la performance del modello assimilando standard, cioè solo sino sondaggi senza radar. La linea rossa è eh, la performance del modello in assimilazione assimilando anche i, i dati radar. Non è che ci sia un impatto che spacca veramente, però eh, diciamo che è ricerca, il titolo della talk è Ultimi ricerche ultimi sviluppi, ultimi aggiornamenti, qua eh, ci, stiamo, eh, ci stiamo un po scontrando con, eh, con, eh, con, ehm, con la difficoltà di far mangiare al modello i, i dati rad e farglieli anche ben digerire. Roberto. Sono eh, sono ehm No, no, sono fatte con, con, con box con delle box piccole di 0101 no 0,0,1 credo, tu vai a vedere sui punti del modello, su, del, su, 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 su delle aree di 0,0,1, 0,0,1, guardi il punto del, 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 del modello e i punti del, ehm, la media della media della pioggia, dei punti del modello e delle osservazioni che cadono lì dentro. No, sono più grandi le box, sono 0,1 per 0,1, sono grandi le box, non sono 0,01, Quello che, che si vede appunto è che, per esempio qua, prendiamo un caso in cui c'era una sovrastima da parte del, 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 del modello blu che viene rispetto all'osservato e questa sovrastima viene in parte ridotta dal, dall'utilizzo della dell simulazione coi co dati radar. Vediamo che in altre zone la situazione non è sempre così bella. Qui, per esempio, c'è una sottostima da parte del modello rispetto alle osservazioni che sono molto più alte, che non viene curata dal fatto di assimilare i dati radar. Qua di nuovo, qua c'è il modello, un, un po' di sovrastima, e l'assimilazione dei dati radar corregge troppo, tira troppo giù la precipitazione. Quindi, diciamo che. Qua non si capisce bene perché c'è un degrado eh, sia del modello senza radar che del modello assimilando i dati radar con una so sottostima che è ancora più marcata quando assimili i dati radar. Quindi i risultati sono controversi, non si può dire che ci sia eh, una, una, né un deterioramento sistematico né un miglioramento si sistematico. Andiamo a vedere un attimo in questa finestra temporale qua, che è la migliore, logicamente, vi faccio vedere cos'è che abbiamo. Questa è la precipitazione accumulata trioraria il 3 febbraio 2017 alle 21. Qua ci sono i, i pluviometri in alto a, a sinistra, la precipitazione con la scala colori che vedete qua in basso. La stima dai dati radar, dal composite dei, 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 dei quattro radar di cui abbiamo de, detto prima, è in alto a, a destra, e qua c'è la, la, la pioggia accumulata su tre ore da parte del modello in cui si vede che. C'è una parte di... Ehm, manca, diciamo, questa precipitazione sull'Appennino-Tosco-Emiliano. Qua pa, manca un po' nel, nel modello. C'è della sovrastima in questa zona qua tra Liguria e Toscana. Rispetto, a se confrontiamo questa con i pluviometri oppure con Radar. E vediamo che se noi... Ehm, Guardiamo in basso a, a destra con la performance del, del modello in, in questo caso qua in cui vengono as, a, assimilati, oltre alle osservazioni convenzionali anche i, i dati Rada, c'è eh, un po' di diminuzione dei picchi di precipitazione qua tra Liguria e Toscana e viene in parte coperta qua, viene, cioè una, una, ci sono già più tracce di precipitazione nella zona appenninica che qua venivano, che venivano in, in invece perse nel, ra, nel, nel run in basso a sinistra. Quindi L'impatto poi anche dal punto di vista atmosferico si vede, non è solo uno score che te lo fa vedere nella slide prima, ma c'è anche un pochino di impatto medio proprio a livello di mappa 2D, ecco, c'è un pochino di miglioramento. Questa è ancora in assimilazione. Stai solo assimilando ancora. Esatto. Qua siamo, dove, ecco, qua siamo dove mi stavi per chiedere, qua è in forecast mode invece, come che forse interessava. Questo è il caso appunto nel ciclo di previsione, qua si vede appunto il caso del 5 febbraio, una previsione è una più 6, quindi short range forecasting. In alto a sinistra i, i pluviometri, in basso a sinistra... Il run del modello in, in modalità standard, quindi assimilando solo le osservazioni convenzionali, in, con, si vede che viene un po' mancato con questo picco di precipitazione in Appennino e anche c'è eh, un po' di, anche, di sottostima della pioggia in Friuli Venezia Giulia. Questi due aspetti vengono ben curati diciamo, nel run in cui vengono assimilati anche i RADA. Diciamo che su Cadi Studio riesci a vedere un po' di miglioria. Quando fai la verifica in alto a destra, un po', un po più sistematica, con la tecnica SAL, salvo dire che tu guardi alla Structure Amplitude and Location, alla struttura, all'ampiezza e, alla, e alla localizzazione delle strutture di precipitazione, Fatti, con i forecast operativi tra il 3 e il 7 febbraio, e verde vuol dire che vince il radar, cioè il radar del modello che assimila anche il radar, e rosso è quello che vince il sistema standard, si vede che ci sono più rossi che verdi. Vuol dire che su facendo una statistica un pochino più sistematica non si nota un gran valore aggiunto. Su Casi Studio riesci a vedere un po' di segnale. Su una verifica un pochino più di larga scala e su più giorni manca ancora un, 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 un segnale. Queste tre colonne dicono appunto come i, i due sistemi siano, cioè, dove S per structure, ampiezza e, e localizzazione si, 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 si può vedere dove ci siano appunto molte più barre rosse, che vuol dire che il sistema, quello standard in cui simili solo le osservazioni convenzionali vi, 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 viene. Eh, viene premiato. Quindi diciamo che eh, questo è più o meno un po' lo, lo stato dell'arte dei, dei, dei sistemi. Andando avanti, sono già tre passate, allora parliamo un pochino dell'Ensemble for Forecast, in particolare parliamo un pochino di Cosmolabs, che è il sistema... Noi abbiamo un sistema nazionale perché è un sistema che è il sistema di ensemble di tutto il consorzio Cosmo, di cui avete già sentito parlare questa mattina, consorzio Cosmo che raduna una serie di paesi, Germania, Svizzera, Grecia, Italia, Polonia, Romania, Russia e Israele. Questo sistema è stato implementato e sviluppato e anche mantenuto da ARPA in modo tale da cercare di dare un valore aggiunto rispetto ai, ai sistemi ad area globale. Quindi diciamo che il sistema Cos Cosmo Labs in generale è... È mirato a cercare di migliorare le previsioni di high impact weather nel breve e medio termine. Come è fatto? Questo è il sistema, il primo sistema in ensemble a essere stato implementato in, in Europa perché è del 5 novembre 2002 l'inizio della sua operatività quindi siamo circa a 15 anni più o meno e diciamo che l'idea è quella di prendere l'ensemble del Centro Europeo, selezionarne con una tecnica una serie di membri rappresentativi e poi innestare il modello Cosmo su questi membri rappresentativi che sono stati selezionati. Quindi è, una, è un downscaling dinamico dell'ensemble globale del centro europeo. Poi in realtà, oltre al downscaling dinamico, vengono fatte delle perturbazioni nello schema di turbolenze, in alcune parametrizzazioni fisiche. Le condizioni iniziali del suolo vengono dal, dal modello tedesco eh, Icon. E diciamo che questo sistema gira due, due, due volte al giorno su questa area blu, quindi un'area che prende tutta l'Europa centro-meridionale, centro gira tutto al centro europeo, quindi non ci sono costi da pagare al Cineca, non costa niente al, al, al Cineca, al quale paghiamo già un milione di euro all'anno e passa. E questo almeno eh, diciamo, viene pagato come tempo di calcolo da Italia, Germania, Svizzera e Grecia, cioè dai quattro paesi Cosmo che sono stati membri. Gira a risoluzione di 7 km, 40 livelli verticali e gira con un orizzonte temporale di 5 giorni e mezzo. Questo sistema che dà una serie di prodotti, dalle 20 corse perturbate di Cosmo 20 corse di Ensemble più una corsa deterministica, in cui la corsa deterministica ha condizioni al contorno. Fornite da RAN ad alta risoluzione del centro europeo, in questo sistema non viene fatta assimilazione date. È un sistema che fa proprio un downscaling dinamico, prende condizioni di iniziali al contorno e gira. Fondamentalmente è abbastanza semplice, se si vuole, ecco, e forse per questo è abbastanza, abbastanza robusto, anche perché è abbastanza semplice. Un sistema che è stato anche. Eh, si è anche provato negli anni a clonarlo e a rilocarlo in altre regioni nell'ambito di diversi o progetti o europei, è stato clonato e, mm, e mm, rilocalizzato sul nord Europa nell'ambito di un progetto europeo ed è stato anche eh, rilocalizzato nel corso delle Olimpiadi invernali, quelle di Soci, quelle del 2014 ed è stato, è stato utilizzato appunto per... Per le previsioni di, di, di neve e vento sulle, eh, sui siti olimpici. Cosa viene dato? Che cosa c'è? Ci sono appunto i, i prodotti di Cosmo che vengono disseminati operativamente, paesi Cosmo, ai servizi anche meteorologici non Cosmo al Centro Europeo che lo prende, all'EFAS, che è l'European Flood Awareness System, che è un, che è un European System che fa monitoraggio e previsioni di, 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 di inondazioni in Europa e anche poi una serie di, di clienti privati. I prodotti, velocemente, parliamo di diversi eh, dettagli spazio-temporali, questa per esempio è la mappa di probabilità della neve per dopodomani, mi sembra. Non Mi sembra che sia quella per il primo, quindi questo qui per esempio: sono un esempio di prodotto. Sì, è il RAN di lunedì di ieri. Per la probabilità di, di, di precipitazione nevosa che supera un, 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 un centimetro, 5, 10, 15 centimetri nella giornata di giovedì, da giovedì alle 0 a venerdì alle 0. Questo è un esempio di prodotto che viene dato, questa quindi più su, su, su un arco di 24 ore. Questo è un prodotto che è fatto più per macroarea, cioè quello che noi eh, facciamo, la regione Emilia-Romagna è divisa in otto macroare e quello che viene fatto, questa è la probabilità di superamento delle medie reali per il primo febbraio, in cui su, sull'asse X c'è cioè l'intensità di precipitazione. Sulla Y c'è il numero della macroarea, quindi per esempio noi per la giornata del 1 febbraio c'è una probabilità del, tra il 10 e il 30% di superare i 30 mm di media reale nella zona E, che è questa zona appenninica. C'è una probabilità tra il 30 e il 50% di superare i 20 mm nella macroarea G, che è questa appenninica più, eh, più, eh, più occidentale. Eh, stiamo lavorando per portarlo, questo a livello nazionale, cioè sulle varie, sulle centinaia di aree di allertamento in Italia che, che ci sono. Questo è un po' laborioso perché anche la visualizzazione, è un po' parlarne anche eh, con, ehm, con i colleghi appunto di, 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 di protezione civile su come costruirlo, ecco, se farlo a livello di regione o, farlo, o, o pensare un po' a, a come farlo. Perché diciamo che i numeri ci sono, è un po' abbastanza sintetico perché da noi è chiamato scacchiera perché a seconda dei colori che si accendono è abbastanza sintetico perché, così, perché a seconda di, 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 di quanti colori hai e di dove sono i colori ti dice quali sono le aree più o meno a, a, a rischio. Questa è la probabilità per un giorno solo, poi hai un'altra mappa per il giorno dopo, un'altra mappa per il giorno altro ancora e questo sino al giorno 5. Ecco. E questo diciamo è abbastanza così un prodotto che, che ho utilizzato ecco, abbastanza in sala operativa ecco, che, che, che hanno sviluppato. Questo diciamo che comunque ehm, così, siamo, mol, siamo aperti. Ecco, per giorno intendi 0,024, non a cavallo. Per ore è fatto così, però sull'accumulazione su questo cioè, i prodotti escono ogni tre ore, quindi se si vuole accumulare dalle 6 alle 6 o dalle 12 alle 12 diciamo che c'è flessibilità piena a farlo. I provvisori nostri hanno preferito farlo dalle 0 alle 0, perché l'allerta è fatta sul giorno, però diverse accumulazioni sono completamente possibili, ecco questo, infatti questo è un, per farlo fuori da no, dalla nostra regione e poi è capire un pochino cos'è che serve di più a voi, ecco diciamo che è proprio questo. Che, sa, Filippo? Sì. Diciamo, certo, la cosa bella di questo prodotto è che tu se lo fai con un modello solo hai 10 punti di griglia che ti cadono dentro, qua fate un'unità di insambolo hai 200 punti di griglia che ti cadono, cioè hai 20 volte tanto, quindi è molto più solido come tipo di prodotto, diciamo così, è un pochino più solido. Io vedo che da noi, cioè, alla fine poi l'allerta è deterministica perché è giusto se o il ponte lo chiudi o non lo chiudi, l'allerta dai o non la dai, ed è giusto che sia così. Cioè, L'idea del mondo probabilistico è dare un supporto in più ai previsori, dare uno, uno strumento in più. Per ora credo che sia usato proprio co, come supporto e anche per vedere un pochino come evolve anche nei, 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 nei giorni. Quello che. La grossa sfida con i probabilistici è quella di non inondare il previsore con altre 500 mappe, che hanno già, ne hanno già 1000, e anche 500 non sono contenti, ma cercare, questo è un punto bello perché ti compatta abbastanza l'informazione, ecco, è abbastanza compatto e ti dice eh, così, è bello visivo, se vedi tanto viola vuol dire che sta succedendo qualcosa, c'è poco da fare, ecco, così per esempio. O, cioè, eh, più le barre sono lunghe, più, è più, più, più qualcosa sta, sta, sta succedendo e qua ti dà anche un buon dettaglio spaziale. Il fatto che le macro aree che sono scelte non siano neanche piccolissime ti mette anche un po' a riparo da poemi di, eh, di fase di, di, del, del modello, cioè che magari il modello è in ritardo di un po' di ore o è in anticipo di un pochino di ore. Il fatto che tu abbia abbastanza punti di griglia che cascano dentro il, il modello è un po', ti dà, fa sì che il prodotto sia un, un pochino più, 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 più solido. Ecco, non abbiamo ancora fatto la verifica per macroare dei prodotti probabilistici. Questo ci stiamo arrivando. Però l'idea è di vedere anche come questo prodotto, che non, non fatto punto per punto, ma macroare, che poi potete vedere anche come il modello fa sulla macroare più che sul singolo punto di griglia sul quale hai il pluviometro. Però questo diciamo che è un lavoro che così, ci stiamo arrivando. Ecco, però è importante anche avere sicuramente il feedback dei, dei dei previsori su, su cosa è più utile e su cosa è meno utile, proviamo anche stamattina, a volte noi modellisti facciamo dei viaggi spaziali su quello che secondo noi a voi serve e poi invece poi, non invece poi ci facciamo dei, 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 dei grandi viaggi e invece il prodotto che viene più richiesto in sala operativa è tutt'altra cosa, ecco, noi, io non faccio turni e quindi non ho, un, non ho la sensibilità di quello che... Ho, che serve, ecco, diciamo così. Quindi parlando poi dei prodotti ancora al dettaglio, altri dettagli spazio-temporali, spa, vabbè, sempre quelli sono i, i meteogrammi su, su una serie di, 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 di luoghi, vabbè, questo è un po' abbastanza standard, a cui si sa essere già abbastanza abituati già da, da diversi anni, direi così. E qua sono a vedere anche gli score, no? Dei, degli score previsionali di, di precipitazione, questo è uno score, è una verifica mensile, cioè ogni punto di questo grafico è un mese, sull'asse X appunto c'è eh, il, il, il mese, qua, cioè, qua siamo da luglio 2006 a luglio 2017, qua sull'asse verticale c'è lo score che più alto è meglio è e le quattro linee ci dicono come lo score per diversi scadenze previsionali è migliorato o peggiorato nel corso degli anni. Quello che dovrebbe essere per questo score chiamato Rank Probability Skill Score che è parente dell'errore quadratico me medio nel, esteso diciamo al mondo probabilistico questa verifica è fatta su 1400 SINOP quindi su un dominio anche più grande di quello ita italiano si vede che tutte e quattro le linee tendono a salire nel corso degli anni Sicuramente c'è, un, un, soprattutto quello che si vede un po' di più, c'è una cioè un buona tendenza ancora adesso a crescere dello score, soprattutto per linea blu e gialla, che sono quelle relative allo score, al miglioramento dei score nel giorno 4 e nel giorno 5. Mentre le linee rossa e verde, relative al giorno 1 e giorno 2, mostrano un pochino di appiattimento. Ecco, diciamo, in generale queste sono le, le, le cose a occhio, ecco, questo sono scorso, soprattutto per dare un trend più che in quel particolare giorno cosa è successo. Così. Sviluppi futuri, parliamo di tre cose velocemente, Cosmo Labs con approccio multifisica, CosmoMap verso i 5 km e il sito pubblico di Cosmo. L'idea che stiamo provando è quella di provare non solo uno schema di convezione, ma più schemi di convezione, in modo tale da cercare di rappresentare più sorgenti di errori possibile. L'approccio del è proprio quello di cercare di venire a patti con l'atmosfera e, e cercare appunto di, eh, di descrivere le incertezze che hanno i modelli meteorologici, sia in fase di costruzione delle condizioni iniziali, che in fase di eh, discretizzazione delle, delle equazioni, sia in, nel corso delle diverse eh, parametrizzazioni che vengono utilizzate. Quindi quello che abbiamo fatto è stato quello di girare il sistema operativo utilizzando un tipo di schema di convezione o un altro, tipo TIDCHE o BECTOL. BECTOL è uno schema molto simile a quello che viene utilizzato dal modello del Centro Europeo. Quello che viene visto qua, eh, in, in questa slide, una, una, si fa la verifica che viene effettuata sulle osservazioni del Nord Italia, circa mille stazioni, si guarda alla performance in termini di precipitazione, abbiamo guardato periodo di aprile-maggio 2017, sull'asse X c'è il range pre previsionale, sull'asse Y c'è il, il valore dello score, la linea rossa è per lo score operativo del sistema operativo, la linea blu è lo score del sistema multifisica, quello che si può vedere è che, è, che il sistema... Com Multifisica praticamente fornisce prestazioni quasi identiche sino al giorno 2 di previsione e c'è un po' di miglioramento, cioè quindi eh, c'è una migliore rappresentazione delle incertezze del, 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 del mondo del, del, del modello dal giorno 2 in poi. Quindi diciamo che sembra una strada promettente quella di cercare di rappresentare anche le, le, le diverse incertezze che sono insite nella descrizione degli schemi di convezione. Stiamo andando verso i 5 km, c'è una strategia del consorzio Cosmo che è stata intrapresa per fare un, un po' di, di, di sperimentazione, a sinistra c'è il, il dominio che è, che è quello operativo a 7 km, a destra c'è il dominio quasi identico a 5 km, 5 km costa molto di più perché hai più punti di griglia, poi devi accorciare il passo di integrazione altrimenti il modello esplode, quindi è molto più costoso, ne vale davvero la pena. Però abbiamo fatto dei run dal 24 novembre al 31 dicembre, quindi circa 35 giorni di sperimentazione tra Oper 7 e Test 5, quindi eh, rosso è operativo, blu è quello test. Questo è uno score che non è super incoraggiante perché non è che ci sia quell'impatto che spacca, cioè ehm, questo è sempre il rank probability score che più alto è meglio è, il blu è leggermente sopra, nel senso che se guardiamo i rank partono al, alle zero, interessante vedere che in, in inverno Cosmo va molto meglio per la previsione che accade nel pomeriggio, cioè per esempio, tra i 12 e e le 18 il modello tende a prevederla abbastanza bene e va meno bene nella previsione della pioggia che, veri, che accade di, di notte. Questo si vede qua in inverno, in estate è tutta un'altra storia. Quindi sì, il modello dà score migliori, quindi picchi di performance sono per la pioggia nel, tra le 12 e le 18. Si vede: però, diciamo che per ora questo tipo di, 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 di verifica, per questo primo periodo, evidenzia. Un miglioramento veramente veramente piccolo, veramente ehm, da, ancora un po' da pensarci ecco, se va implementato. Ecco, così. Ultima cosa, eh, Cosmap sul, sul, sul web de, del sito del modello Cosmo, que, quello che viene fatto. Cioè, eh, abbiamo implementato operativamente una serie di, di mitogrammi che sono pubblici che sono gratis, che sono aperti a tutti, su una serie di, di locations italiane e, e, non, e, e non italiane, tipicamente tutte locations di, di paesi cosmo, Atene, Berlino, Berna, Bologna, Roma, Torino per l'Italia, ne aggiungeremo altre, se ci sono delle, 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 delle richieste non è un problema farne e metterne, tanto è la macchina che, che fa i conti, non è, non è un problema aggiungerne. E Al momento, per esempio, questi qua sono quelli di ieri: il round di ieri delle 0 metrogrammi su Bologna a sinistra e Roma a destra, sì, in termini di eh, cloud cover, precipitazione, wind speed e temperature. Hanno uno stile molto simile a quelli del, del centro europeo, ma sono, ma sono fatti con Cosmo Labs. Si vede che sono già le 3:15, Potrei anche se ci sono domande particolari. Mi fermerei un po' di anfatti, Io mi fermerei qua perché siamo già in ritardo e do la parola a Massimo. Sì. Aspetta, viaggio. La situazione viene fatta solo sulla riflettività, sulla Vengono presi i campi 3D di riflessività, quindi tutto il volume di reflectivity. Okay. Viene preso il volume di riflettività 3D, 3D, no, no, è molto più è pesante per questo, perché tu vai a perturbare, cioè a, 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 a il radar ha più punti del modello, il radar ha più punti del modello, quindi devi prima scremare i dati di osservazioni radar e poi metterli dentro al modello. E in passato c'era sempre che i punti del modello erano molto di più di quelli delle osservazioni che tu assimilavi. Con radar il, il rapporto si capovolge, ci sono molti punti radar che punti del modello in 3D, è vero che sono localizzati, però se metti insieme tutto il composite radar nazionale sono molti più punti di, del, del modello del, 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 dei radar del modello e questo sono i problemi che, che poi arrivano dopo, però è tutto il volume 3D che viene ingested nel modello. Okay, grazie. altre domande? Più che una domanda, è un'osservazione. Quella tabella con, del Cosmo Lapse, con le probabilità e il superamento delle varie soglie per zone di allerta è sicuramente un prodotto molto molto utile per uh, tutti i settori idro che poi fanno le valutazioni di criticità sul territorio perché spesso cercando oltre ai modelli magari valutazione frane alluvioni che girano in tempo reale con i dati fuori linea serve fare dei, degli scenari what if sapere anche qual è lo scenario più probabile o la forchetta, di, certo. di, quindi è molto utile, sarebbe bello vederlo per tutte le zone d'allerta italiane. Ecco grazie, sì, sì. Ma ci, ci stiamo arrivando, no, davvero, grazie. Se non ci sono altre domande passerei all'ultimo impegno della giornata, c'è cioè il collega del Piemonte a cui darei rapidamente la parola. Ma è acceso adesso? Sì, sì, è acceso. Ok. Perfetto. Di qua c'è il puntatore, così è acceso. Ok. Questo è il laser, uh -huh. questo è indietro avanti. Poi se vuoi ti insomma, si sposti. Uh -huh. No, va bene. Ok, buon pomeriggio a tutti, allora io sono Massimo Milelli, sono eh, anche previsore eh, del centro funzionale del, del Piemonte, presenterò sempre sulla falsariga della giornata di oggi, insomma, continuerò a parlare anche della, della parte modellistica ma da un punto di vista un pochino più applicato, un pochino più operativo, sperando di, 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 di farvi vedere qualcosa di utile che possa eh, essere appunto a servire anche agli altri centri funzionali. Allora, ehm, vabbè, eh, ovviamente è tutto in collaborazione con eh, le, le persone, i miei colleghi che eh, lavorano in, in, su, sulla, sulla parte di, di Cosmo, sulla parte de, della verifica e su tutta la parte della, in generale della modellistica. Ecco, allora questo è il, il riassunto del sommario insomma, della presentazione, eh, ci tengo ad arrivare a farvi vedere eh, l'ultimo punto, eh, quindi magari eh, insomma, cerco di andare un pochino più rapido su tutta la prima parte, poi eh, vorrei farvi vedere appunto il, la, la piattaforma dove abbiamo tutti i prodotti a disposizione per i centri funzionali. Eh, Ok, quindi partirei con eh, il primo punto, velocemente, il post-processing, la parte di post-processing. Come già accennavo stamattina, eh, noi abbiamo, eh, un, il, abbiamo implementato già da diversi anni questo multimodal Super Ensemble, che eh, contempla eh, l'utilizzo di diversi modelli e anche diverse corse dello stesso modello, quindi. Uh, Centro Europeo, i vari Cosmo uh, e anche la, le catene, la catena Bolam uh, sia uh, a, a bassa che ad alta risoluzione, quindi Moloch. Uh, Bolam e Moloch da, ISAC CNR di Bologna, quindi abbiamo un accordo con loro per uh, utilizzare il loro modello nel, in questo multimodal Super Ensemble. Che, uh, che cosa fa in pratica? Prende semplicemente um, per ogni eh, scadenza temporale, per ogni punto, va a prendere ehm, nel passato, nel tutto un periodo di training, va a vedere qual è la differenza in, per quella variabile rispetto all'osservato ehm, e calcola dei pesi, dei pesi eh, che vengono applicati tale quali per la parte di previsione. Quindi è un ensemble pesato. E i pesi eh, cambiano eh, di, giorni, di, di corsa in corsa, ovviamente, di punto in punto, di scadenza in scadenza. Non è così eh, con, ehm, pesante dal punto di vista computazionale, come magari potreste immaginare, perché semplicemente è una regressione lineare, quindi alla fine eh, si fa anche abbastanza in fretta a calcolare. E i risultati non, non, sono, non sono male, come dicevo questa mattina, per quanto riguarda le variabili continue. Noi lo usiamo per temperatura e umidità a 2 metri. Eh, già col vento avevamo visto che c'erano dei problemi e con la precipitazione eh, decisamente non va bene, eh, a patto di usarlo eventualmente per tirar fuori un'informazione probabilistica. Ecco, si potrebbe, come si discuteva questa mattina, effettivamente si potrebbe eh, al limite utilizzare per... Ehm, Scorporare, diciamo, scorporare no, eh, ma tirare fuori un'informazione probabilistica partendo da un'informazione deterministica. Questo al limite l'utilizzo che si può fare per la precipitazione, ma altrimenti eh, come ensemble nudo e crudo no. Um, qui metto, ho messo solo un esempio per, di, di verifica, quello che eh, tipicamente succede. Questa è la temperatura su Torino eh, es come, come esempio. Um, per ehm, l'estate per l'estate scorsa, e, potete vedere, no. mm. puntatore, ok, come potete vedere, questo è il, il, il multimodal eh, questo in blu. E come potete vedere, questo è il um, questa è la temperatura massima e ehm, viene eh, ridotto il bias, questo è il mineral, viene ridotto eh, notevolmente il bias rispetto alla pletora di, di, di modelli che ci stanno sotto. Um, questo è semplicemente il riassunto poi per tutto, la media su tutto il mese, giugno, luglio, agosto, ma eh, come vedete il multimodel è qua, il triangolo blu, e rispetto, eh, al, rispetto all'uscita diretta dei modelli comunque riesce a togliere... Eh, eh, il bias di fatto utilizzando questa tecnica e noi lo usiamo operativamente eh, in, sala, in sala operativa noi abbiamo solo questo multimodel che ha anche il vantaggio, il grosso vantaggio di avere un output anche se dovesse mancare qualche modello casomai a volte capita qualche modello in ritardo, qual qualcosa va storto che okay, non arriva ma il, il multimodel eh, funziona comunque semplicemente con uno o due modelli in meno con uno o due corse in meno Um, poi, cosa uh, abbiamo? Abbiamo implementato una rianalisi di eventi passati. Uh, per esempio, qua abbiamo l'alluvione del 94 sul Piemonte, in cui um, ovviamente nel 94 uh, sia la situazione modellistica sia la situazione della rete uh, era uh, tutta un'altra cosa rispetto ad adesso. Come potete vedere, uh, questa è il, la previsione dell'epoca del centro europeo, questi erano i punti griglia all'epoca. E queste sono le osservazioni eh, integrate insomma, con della rete del, dei pluviometri che avevamo eh, all'epoca e questa è la simulazione che abbiamo, un esempio di simulazione che abbiamo fatto a un chilometro con un run a un chilometro di Cosmo eh, in cui si vede che eh, comunque poi ci si può lavorare, come ci si può, si può vedere però comunque in ogni modo c'è tutto sommato un buon accordo fra quello che può venire fuori come rianalisi eh, rispetto all'osservazione, e questo può, può essere utile se si vuole ehm, creare appunto, un proxy di, eh, di qualche evento che, di cui eh, si è carenti dal punto di vista eh, osservativo, come poteva essere nel 94. Poi, attività in ambito Cosmo: eh, noi ab abbiamo appunto, diverse attività in, in ballo. L'aumento di risoluzione spaziale del modello, questa è una. Come vi ho già accennato prima: ne abbiamo girato a un chilometro la, la, la rianalisi, si va verso il chilometro. Per forza avete sentito già da, sia da Lucio che da Andrea. Comunque si sta andando verso questa direzione. A Meteo-Svizzera, per esempio, loro usano già operativamente il modello a un chilo, il cosmo a un chilometro, sia come deterministico sia come ensemble. E, Qua vedete la, la, la differenza fra un'orografia un di un 7 km e un'orografia a un chilometro, quindi ehm, poi non è tutto oro quello che luccica, come vi ha detto Lucio tenete comunque presente che anche qua c'è eh, un filtraggio, quindi in ogni caso non è la, la realtà questo, però è, è qualcosa che aiuta già di più. Quindi tendenzialmente, soprattutto in territori a orografia complessa, si può arrivare ad avere una previsione migliore eh, anche del vento, soprattutto i venti di Fern, come ce ne sono stati svariati questo, questo mese di gennaio eh, da noi, ehm, le brezze e così via. Ecco, questo è un esempio pratico appunto, di un evento di, di vento intenso che c'è stato l'anno scorso in provincia di Cuneo. Questa è l'orografia, insomma, la, il, il, da satellite, e sopra abbiamo il, il, messo il campo di vento del centro europeo. Questo è il Cosmo I2, quindi a 2,8 km, e questo è eh, il Cosmo a 1 km. Ora, questo era un evento particolare in cui, se non sbaglio, da queste parti qua c'era stato un, pro, qua un impianto di risalita, c'erano stati problemi con eh, una funivia, insomma, il gente bloccata sulla funivia per, per il vento intenso che c'era, questa sballonzolava e, e i poveretti erano appesi lì sopra. Ecco qui, da qua si può comunque vedere come nelle vallate il, il campo di vento acquisti un, tutto un altro uh, impatto rispetto ad avere una risoluzione più lasca. Poi abbiamo implementato dei metodi alternativi di verifica, uh, andiamo un pochino più sul, eh, sul tecnico mm, se avete delle domande fermatemi se no eh, comunque tutti i riferimenti tutta la documentazione eh, tutto quanto è disponibile eh, o sul sito di cosmo dove c'è tutto quanto quello che facciamo noi o eh, sul sito di, del sul portale del centro funzionale che poi vi faccio vedere dopo allora semplicemente noi abbiamo per questi casi in cui si gira a un chilometro, la verifica tradizionale non è più eh, attendibile, nel senso che non possiamo, ehm, siccome non abbiamo delle, delle osservazioni ad una risoluzione così elevata come quella del, del modello a un chilometro circa, Dobbiamo inventarci qualcos'altro perché altrimenti il modello eh, risulta troppo penalizzato. Sapete benissimo del double penalty problem dei modelli ad area limitata, più si scende di scala e più è, è questo è un problema. Allora, ehm, andiamo di fatto a vedere ehm, in un intervallo di punti attorno a ogni singolo punto con delle finestre mobili, sia nello spazio che nel tempo, e andiamo a vedere per diverse dimensioni di queste finestre dove c'è un guadagno dove c'è un, uh, un miglioramento quindi uh, la Fuzzy Verification questa uh, teoria che è stata introdotta da um, Beth Ebert uh, la ricercatrice australiana e che è uh, usato cioè non abbiamo inventato nulla eh, noi abbiamo semplicemente usato quello che c'era in letteratura però è, è comunque un, un, uno strumento molto utile quindi si, si tiene, eh, per, di fatto si tiene per buona una previsione che non, non accade esattamente nello stesso punto, ma accade lì a fianco. Di fatto, eh, quindi, sorvoliamo il, il double penalty problem in questo modo perché eh, accettiamo che un mod il modello a un chilometro eh, possa sbagliare di 1, 2, 3. Punti griglia, cioè io da previsore, se vedo un temporale su un punto griglia da, da parte del modello, non è che mi aspetto che sia esattamente lì, però mi aspetto che cioè, posso credere che sia in un, intorno, in un certo intorno eh, e quindi mi ritengo anche soddisfatto se è 10 km più in là, sinceramente. Quindi um, questo metodo prevede beh, due possibilità: o per ogni punto di, di, si, si tiene fisso l'osservazione e si, cam si prende un intorno del, del modello e si, con la finestra mobile e si, e si gira. Questo è il um, SONF, uh, Single Observation Neighborhood Forecast. Ma noi abbiamo implementato il secondo, questo è il Neighborhood, Neighborhood Observation Neighborhood Forecast, che tiene anche in conto cioè la finestra mobile è anche nell'osservato, questo implica tener conto anche dell'incertezza dell'osservazione, in un certo senso. Uh, questo è un esempio di indice, il Fraction Skill Score, che viene calcolato lì sopra, adesso non entro nei dettagli, comunque è tutto mh, in letteratura, eh, però si possono calcolare tutti gli indici possibili su, uh, in, con questa tecnica, anche il pod, il far, il bias e tutto quanto. Solo una cosa, l'FSS di cui adesso vi farò vedere un esempio, varia da 0 a 1, eh, 0 è male, 1 è bene, ehm, ha una soglia di utilità definita in quel modo da questa formula, eh, quindi ehm, il valore al di sopra di questa soglia che dipende da F0 che è la media della porzione di dominio coperta dal, dall'evento osservato, quindi. Se l'indice del modello mi dà un valore superiore a questa soglia minima, allora ho una previsione utile, considerata utile, altrimenti no. E, ok, questo è un esempio di output di quello che viene fuori. Io posso fare questo, posso andarmi a calcolare in questo caso l'FSS, ma può essere un qualunque altro indice, come vi ho detto, in funzione. Qua stiamo parlando di pioggia, in funzione per esempio de, di, una, di una soglia di precipitazione, ma vale per tut, tutte le altre variabili, e in funzione di una scala spaziale, perché io con, prendo finestre mobili che cambiano con, con il punto griglia, quindi vado a, ve, a vedere per diverse scale, scale spaziali dove sta il, il mio guadagno. Allora, um, abbiamo eh, colorato c'è cioè il, il valore dell'FSS in questo caso e abbiamo anche messo il numeretto proprio di quanto vale l'FSS, non solo il, la scala di colore, perché? Perché così abbiamo evidenziato in grassetto dove supera la soglia utile, come vi ho detto, c'era della formuletta prima c'è la soglia utile, um, c'è la soglia minima oltre al quale il modello è considerato utile. Ok, quindi eh, qua se aumentiamo i punti griglia che andiamo a considerare, che facciamo delle medie, dell'upscaling su punti sempre più, su aree sempre più ampie, e quindi saliamo, quindi potete immaginare che qua sopra, dove abbiamo scale quindi spaziali più ampie, sia più facile avere dei buoni score. E infatti, come potete vedere, abbiamo del, il rosso tendenzialmente in questa zona qua. Al contrario in questa zona qui, perché anche qui oltretutto siamo a soglie basse di precipitazione, quindi eh, è anche forse più, punto, più, più facile. Mentre salendo di soglia di precipitazione e scendendo di scala, qua siamo nel pieno del, della difficoltà insomma, del modello e, e quindi qua con, continua. Per, per un punto, se ne prendiamo un punto griglia, questa è, il, è la previsione. Punto, punto, così com'è, quindi di fatto un pieno double, t, double penalty problem. Infatti, questa previsione fa schifo. Qua. Noi dobbiamo considerare appunto il, come, come l'insieme di, di questo grafico per vedere visualmente dove, per, dove e per quali scale un modello è utile. In questo caso, questo è un esempio, poi da qua già da tre punti griglia in su a salire, per queste soglie qua abbiamo già un modello, una previsione che è utile, sì. Quello è 30 mm, sì. Sì, no, ma, ma questo era un esempio, adesso poi noi andiamo a prendere, ehm, cioè se, si può fare una statistica decente ovviamente, cioè, adesso questo era un esempio per far vedere cosa viene, okay. che, che tipo di grafico viene, però ehm, certo, assolutamente, Sareb potrebbe essere un problema statistico, però uno può benissimo prendere tanti casi, come abbiamo fatto, adesso vi faccio vedere infatti, eh, tanti casi diversi in maniera da avere una statistica e poi fare un, un, diciamo, un prodotto... Esatto. Per esempio noi abbiamo preso eh, vari casi di precipitazione intensa, abbiamo studiati un po', ehm, e, eh, tipo questo qua, per esempio del, del 2006, insomma c'era questo fronte sul nord Italia, sul nord-ovest, eh, qua a dire il vero non avevamo una... Ehm, una brutta previsione in questo caso c'era sia Cosmi 7 e Cosmi 2 tutto sommato non è proprio malaccio l'evento andando a, vedere, a fare la, la verifica su, su questo c'è cioè un, un, un punto che non vi ho detto la, la, il, questo gioco della finestra mobile si, si può fare Ogni time step oppure si può anche accettare di farlo nel tempo, quindi prendere il time step precedente e il time step successivo del modello in maniera da avere una tridimensionalità accettando il fatto che il modello possa non solo sbagliare leggermente la posizione, ma anticipare leggermente o ritardare leggermente. Questo è anche una cosa in più che ehm, aiuta eventualmente, e, e si, può fare, si possono fare entrambi gli approcci ovviamente. Ora, in questo caso, um, come, da, de, come possiamo vedere, questo è un esempio invece reale, qua, um, in questo caso, sì, effettivamente qua c'era poca statistica qua giù, però uh, se noi andiamo a vedere il Cosmo I2 e Cosmo I7, um, ovviamente questa scala di Cosmo I2 corrisponde a, qua, a questa di Cosmo I7, quindi questa parte qua è fuori dal dominio di, di Cosmo I2, come potete vedere, cioè, il, tutto sommato, entrambi ehm, a, a scale intermedie vedono tutto sommato bene, con, eh, andare a vedere proprio, eh, i numerini uno per uno, eh, leggermente meglio Cosmi 2, però tutto sommato, eh, questo può essere, eh, può essere insomma, un, un esempio di, di risultato. Questa eh, verifica, Um, chiaramente um, può essere come ho già detto, può essere estesa a tutte le, le, le variabili qua l'esempio è sulla precipitazione che è poi anche quella più difficile da vedere però comunque um, e soprattutto uh, l'FSS andrebbe visto è un indice un po' riassuntivo, però andrebbe comunque sempre visto a fianco a un bias a un fare, a un, far e un pod, quindi andrebbero sempre osservati assieme. Adesso io per questioni di, di tempo e eh, di, 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 di spazio anche non, non ho messo proprio tutto, perché sennò facevo solo una presentazione solo su questo. Ma. Um, questo è un altro esempio. Uh, qua abbiamo confrontato per, per questo evento uh, le previsioni di uh, uh, Cosmo 7, Cosmo 5 e Cosmo 2.8. Su, su, su questo evento, considerando... Uh, que, in questi esempi non abbiamo considerato time timestep precedenti e successivi, preso sempre solo il singolo timestep e usato solo la, quindi la, la variabile spaziale, non la variabile temporale. E quello che vediamo è ehm, che comunque Cosmo 5 ha una performance leggermente migliore di, del 7 e, ehm, e sembra, sembra avere anche una performance leggermente migliore del 2 per, eh, per le precipitazioni più intense. Per le soglie più alte, come uno va a vedere per esempio a scala intermedia, soglie abbastanza alte, Cosmo I5 è meglio del, del corrispondente Cosmo II, che è qua. Cioè, se andate a vedere questo che corrisponde più o meno a questo, vi accorgete che c'è una certa miglioria nel 5 rispetto al 2. Ma questo è un caso studio, ecco. Poi, per quanto riguarda i test di nuove parametrizzazioni, è già stato detto qualcosa in precedenza, quindi qua vado, uh, vado tranquillo. Noi abbiamo due priority task in Cosmo, um, uno per um, che, in cui il leader è Andrea e Arpa Emilia Romagna. Per il test della parametrizzazione di Bechtold, dello schema di Backtold confrontato con l'attuale lo schema di Titche. E l'altro invece, in cui il, il leader è il Paola Mercogliano del CIRA, in cui si va a testa, dovremmo testare questo nuovo schema di parametrizzazione urbana in Cosmo. Di, di, di questo già, avete già sentito parlare. Io per quanto riguarda la nostra parte non posso che confermare quello che ha detto Lucio questa mattina, ovvero che è anche vero che il nuovo schema di backdoor migliora eh, la, lo skill sulla precipitazione eh, bassa, cioè sulle soglie piccole, ma peggiora sulle soglie intense. Questo è quello che abbiamo visto noi. E come previsore mi chiedo se ne vale la pena, eh, nel senso rischi, sono io più contento come previsore di avere un modello. Con un, uno schema che mi abbassa le precipitazioni estreme, quindi rischio di fare un miss sul, sull'allertamento. O preferisco essere un po' più ballerino sulle soglie molto basse, sul drizzle, e, però sapere che sono un po' più parato, diciamo, sul, sull'allertamento sul, sull stesso, sulle, sulle precipitazioni estreme. Cioè, io la risposta ce l'ho, però, voglio dire, non è che. Non, eh. <ride> Quindi insomma, voglio dire, quindi mi chiedo, non lo so, il nostro, comunque il progetto va avanti, però voglio dire, eh, mi chiedo se ne valga la pena. Io penso che alla fine, no Andrea, penso che alla fine mettere, metteranno il, il backtold scheme come opzione, chi vuole se lo attiva, chi non lo vuole lascia a Tidke e tanti saluti, cioè, voglio dire. E, va bene, questo era solo un esempio che conferma appunto, questa è una... Una previsione, questo è il radar osservato. Questo è il cosmo a 2 km messo lì solo per confronto perché in realtà noi poi il test l'abbiamo fatto su 5 km. Perché su 2 km, come vi ha detto Lucio stamattina, la deep convection viene spenta, per cui non, non ha senso molto farlo lì il confronto. L'abbiamo fatto su 5 km dove è tutta attiva la, la convection. E la, diciamo che Bechtold, al di là di spostare anche un po', il, spazialmente proprio sposta il, la precipitazione rispetto a, al picco, osserva, diciamo, rispetto al, al, al Titke, ma abbassa anche un po' i valori. Ehm, da radar, in realtà qua c'è il, il radar, in realtà noi poi abbiamo anche l'immagine del radar corretto, poi con i pluviometri in cui si vede che la, in realtà c'è pic, qualche picco intenso qua e qua e quindi alla fine legge, sembrerebbe leggermente meglio tutto sommato ancora il, il control, il TIT che rispetto a, al Bechtold che, che ci smussa un po' troppo la, appunto, come dicevo, la precipitazione intensa. E, e, e si vede da qua, perché questo, vedete, ha, ha soglie molto alte, comunque, in, per, per quanto non ci siano comunque previsioni considerate utili, perché, vedete, non sono in grassetto a queste soglie, quindi non superano l'utilità, però comunque uno non, cioè, vede che ci sono numeri più bassi eh, in vector in, in questa zona qua, di soglie alte rispetto a Titche. Eh, sì, va bene, questo è semplicemente il riassunto di, di quello che, che ho detto. Non era solo questo il caso che abbiamo fatto, abbiamo anche girato il caso di Livorno del, della precipitazione intensa su, su Livorno eh, che è successa solo l'anno scorso e i eh, risultati sono simili. Oltretutto, appunto, c'è il fatto che la precipitazione il, viene proprio spostata da, da Beck, non ce l'ho da farvi vedere, ma Bechtold sposta proprio la precipitazione più lontana rispetto a dove è accaduta nella realtà, cioè più lontana di quanto non, non era nell'operativo. Ecco. Quindi voi direte: sì, certo, ma, eh, hai fatto questa verifica proprio per, per tenere in conto di questo problema del, del, dello spostamento, ma in questo caso è un po' troppo lontana, cioè voglio dire, andava un po' troppo in là e quindi io, insomma avete capito sono piuttosto pessimista su questo schema. Um, questo è l'altro priority task ehm, in collaborazione con il CIRA ehm, in cui eh, andiamo a, a testare il, lo schema di parametrizzazione urbana ehm, che è stato sviluppato nell'università belga ehm, ed è stato inserito per ora in una versione ehm, privata di Cosmo apposta perché noi la testassimo. Ora, um, noi abbiamo, allora, qual è le, lo scopo di questo progetto è andare a migliorare la, la previsione nelle aree urbane, soprattutto dove, per l'effetto isola di calore che um, d'estate ma anche d'inverno è, è assolutamente presente nei grandi centri urbani e, um, e per far questo si è andato a inserire una, una parametrizzazione che tiene conto di questi due parametri, l'anthropogenic heat flux e eh, impervious surface area, che sono due parametri che si trovano in da nei database liberi eh, dal, dall'ente europeo per l'ambiente e dalla NOAA, si, si trovano questi database, e eh, inserendo questi nel, eh, nel modello COSMO si ha una rappresentazione migliore all'interno della rubana. Chiaramente questo funziona se si va a... a, a, a a risoluzione un po' spinta, cioè appunto a un chilometro. Quindi, ora, non è proprio un, mod un modello urbano in cui non, non immaginatevi, non c'è la risoluzione proprio degli edifici con il canyoning, con tutto quanto, i flussi che sarebbe una cosa piuttosto complicata da inserire in cosmo e anche piuttosto computazionalmente pesante ma è un, um, un modo di correggere i flussi sulla base di questi uh, database, di questi um, parametri che vengono dati in input. Quindi è più leggero dal punto di vista computazionale. Uh, qua solo per farvi vedere come, cioè che c'è l'isola, per esempio a Torino c'è l'effetto di isola di calore presente, Um, qua è la differenza di temperatura fra una stazione in pieno centro e una stazione uh, invece fuori e, um, durante le, le stagioni. Questa è un'analisi statistica dal 2004 al 2010, se non ricordo male, forse l'ho scritto anche nella slide prima. E, um, e come potete vedere, nel, soprattutto in primavera e in estate, la differenza nelle ore notturne è notevole, ci cioè siamo sui 4-5 gradi di, di differenza fra la stazione urbana e quella rurale, perché il problema dell'isola di calore non è tanto la massima, infatti sulla massima è tutto sommato come vedete non c'è una grande differenza durante il giorno. Il problema non è che la massima salga, la massima può salire quanto vuole, il problema è che la minima dell'isola di calore non scende perché c'è l'effetto del, del cemento che non per, trattiene il calore e quindi non fa scendere le minime. Questo il modello non lo vede. Questa è un'analisi di Cosmo eh, a 2,8 km. Questa era solo per 2009-2010, se non sbaglio. è um, sempre la stessa cosa, cioè punto griglia... Dentro la città, più o meno corrispondente alla stazione urbana, meno temperatura del punto griglia fuori. Beh, allora, come potete vedere, qualcosa vede eh, il modello, Qua qualcosa vedeva, nel senso che nelle ore notturne c'è una certa differenza comunque, ma è sottostimata rispetto alla differenza reale che c'è. Quindi, ehm, insomma, le prime sperimentazioni che abbiamo di questo. Beh, e noi qui abbiamo appunto, differenze fra la notte, cioè fra le due stazioni, di notte di 4-5 gradi. C'è un, um, un, un bel lavoro di PhD che ha fatto un, un russo, uh, che collabora anche con noi su questo, di Cosmo, che collabora su questo, questo progetto. Che, per quanto riguarda Mosca, l'isola di calore di Mosca raggiunge i 10 gradi di differenza, 10-12 gradi in pieno inverno rispetto, fra una stazione in centro Mosca rispetto a una stazione fuori. Quindi, eh, ovviamente loro hanno alt un altro ordine di problema, cioè è un problema ancora più eh, intenso rispetto a quello che abbiamo noi. Um, ecco allora, questo è. Adesso noi abbiamo simulato un'ondata un, un di, di calore a luglio 2015 per sette giorni um, uh, a un chilometro, questo è allora, in nero l'osservato e poi abbiamo in, um, in blu la, uh, la versione del modello che, che tiene in conto questa parametrizzazione nuova, e in rosso abbiamo invece quella, il controllo standard. Qua abbiamo la stazione rurale. Come potete vedere il rosso e il blu si sovrappongono, che è corretto perché la, la modifica eh, si attiva di fatto quando ci sono i, i, param i parametri urbani, quindi quando il modello riconosce di essere in un ambito urbano, altrimenti no. E quindi ci sta che nel bene o nel male le due curve siano sovrapposte. Qua nella stazione invece urbana, come potete vedere, eh, intanto vedete come le minime eh, il modello. Il control fa scendere troppo le minime, cioè tratta quasi come se fosse una stazione rurale eh, in campagna non tiene le minime più alte, come invece dovrebbe essere, e come, come fa invece il modello urbano. Con l'unica eccezione di questa giornata qua in cui non sappiamo cosa è successo, quali minime sono scese. Anche è sceso. Anche eh, l'osservato proprio è sceso più di quanto non si è sceso nei giorni precedenti, mh, dobbiamo indagare, però comunque. Per gli altri giorni le temperature minime, come potete vedere, sono eh, molto più vicine eh, alla realtà quelle del, che tengono conto di questa parametrizzazione urbana. Per quanto riguarda le massime eh, c'è meno eh, differenza perché, come vi ho detto, l'isola di calore alla fine non, non viene influenzata, cioè le massime non influenzano più di tanto. Quindi insomma questo è un primo step, stiamo continuando a lavorarci ma comunque potrebbe essere insomma, la direzione se non altro eh, giusta. Poi vabbè, eh, giusto due parole ma è eh, già stato detto da Lucio, eh, si, si sta andando da, diciamo, da, un, eh, da un utilizzo della CPU a un utilizzo misto oppure o, o quasi solo eh, GPU, quindi con eh, questo all'interno di Cosmo dico. Uh, quindi uh, sfruttando la, la potenza di calcolo molto maggiore delle, delle schede grafiche, quindi della, della GPU che c'è lì sopra. Uh, certo il problema è che bisogna riscrivere il codice perché l'architettura del processore è diversa, però uh, una volta diciamo, passato questo scoglio uh, la performance è molto ma molto uh, migliore. In termini di tempo, di guadagno di tempo, il che vuol dire che eh, o uno ha, può avere i prodotti più in fretta, oppure uno a parità di, di soldi poi eh, può implementare più catene operative, per esempio con, con lo stesso budget, perché eh, se ognuna ci mette di meno, ce ne stanno di più, banalmente. L'altra cosa, e anche qui Meteo Svizzera eh, gira le proprie catene eh, ormai solo su GPU. Per quanto riguarda, e poi la seconda parte, è girare in single precision invece che in doppia precisione, eh, quindi dal 64 a 32 bit, e anche qui ehm, Cosmo Labs sta già girando in single precision, con un guadagno di tempo intorno al 50-60%, questo anche qui appunto, permette di, ehm, pur mantenendo lo stesso standard di qualità, del è stato testato più, più, per più tempo ovviamente, pur mantenendo lo stesso standard di qualità, si ottiene un guadagno di, di tempo. E poi arrivo al all'ultimo punto. Questo è il portale che volevo farvi vedere, uh, questo è l'indirizzo con user password. Se voi andate su questo portale trovate tutta una serie di prodotti che noi mettiamo a disposizione di tutti i centri funzionali. Uh, prodotti che sono stati concordati, molti sono stati concordati col Dipartimento per, uh, per, insomma, in base alle loro esigenze e uh, io direi di... Vabbè, uh, facciamo la formalità, questo quindi grazie già per, lo dico già per dopo e andiamo al, um, a vedere, vi faccio vedere uh, un pochino velocemente. insomma... e qui potete trovare tutta una serie di prodotti di, ehm, di post processing di verifica eh, anche della documentazione eh, tutto, è tutto spiegato Allora, vabbè, documentazione, vabbè, non, non sto a dilungarmi, potete andare a vedere, ci sono le varie convenzioni che noi abbiamo, ma quello non è importante, importante magari se volete c'è del, della referenza sugli articoli scientifici, presentazioni che facciamo, due parole della, sulla modellistica, rapporti di evento del nostro centro funzionale, li carichiamo qua, e poi c'è la parte di meteorologia, in cui abbiamo, vabbè, degli approfondimenti in cui c'è un po' di discorso un po' di bla bla la parte di previsione in cui ehm, abbiamo tutta una serie di eh, cose, eh, di prodotti di, di post processing ehm, ed è per esempio per il geopotenziale c'è sempre per ogni campo c'è sempre un'introduzione in cui viene spiegato che cosa c'è dentro e che cosa si fa e cosa non si fa e per esempio qua si va a, vedere la, si va a sovrapporre il cam, per ogni scadenza più 12, più 24 eccetera, si va a confrontare banalmente in maniera visiva il campo dei geopotenziali di diverse corse del modello, eh, del, in questo caso del Centro Europeo, ma qui andiamo a confrontare anche con il Cosmo e con eh, il Bolam e così via, sia a 500 che a 700. Zero termico a quota neve è simile. Vabbè, in questo caso ovviamente lo zootermico è abbastanza elevato, quindi la quota neve non, non penso che sia rilevante. Però anche qui eh, abbiamo eh, punto, tutta una serie di scadenze temporali a cui andare a vedere la, la, la previsione. La precipitazione suddivisa eh, su in isoline panoramica su tutta Italia, oppure divisa per aree, per avere più... E poi ogni mappa è eh, zoomabile, è eh, espandibile, quindi ehm, si può eh, guardare, guardare meglio. Isoline della neve, probabilistiche di Cosmo I2, ehm, in cui c'è sempre la referenza probabilistiche delle PS e anche di eh, Cosmolabs infatti. Qua confrontiamo la, la, la probabilità di, eh, di pioggia per diverse soglie sia eh, delle le PS del centro europeo sia di Cosmolabs ed è, tut appunto, è tutto Qua abbiamo ehm, centro europeo per 1, 2, 3 e 4 soglie e poi sotto abbiamo il Cosmo le, lo stesso insomma, Cosmolabs che usa soglie diverse, quindi non vi stupite se qua vedete colorato e qua no, ma perché la soglia più bassa del Centropeo è 1 mm, la soglia più bassa di Cosmoleps è 20 mm. E tutto per diverse scadenze temporali. Poi abbiamo SLP, di nuovo questo è un confronto visivo. L'SLP è un parametro un po' più rumoroso del geopotenziale in quota, ovviamente, però... Poi abbiamo la temperatura... E questo è eh, l'uscita, l'output del multimodel che vi dicevo prima. Questa è la temperatura calcolata a partire dal, dal multimodel su tutte le stazioni italiane. Eh, qui ci devono essere stati problemi di, con i dati osservati, quindi eh, evidentemente abbiamo ingrigito per quello, ma se no cioè, ci sono tutti normalmente. Poi c'è la parte temporale. Parte temporali in cui ci sono indici termodinamici. Ovviamente adesso in questa stagione. Vabbè, potrebbero esserci temporali eh, certo nel centro-sud, in questo momento non c'è molto quindi è tutto bianco, però ehm, abbiamo una serie di, ehm, previ di previsioni basate su questo indice temporalesco che è tutto comunque spiegato nella parte in di introduzione. Quindi, se volete andare a leggere che cos'è cioè, cos quello, potete saperlo e potete. L'analisi convettiva, idem, in questo caso eh, noi andiamo area per area, nord-ovest, nord-est, centro 1, centro 2, sud-est, sud-ovest Sardegna. Andiamo a vedere ehm, anche il, eh, vabbè, alcuni indici termodinamici più il vento per vedere la convergenza, per andare a vedere l'eventuale convergenza, convergenza per la persistenza delle celle e poi c'è tutta la parte di verifica che come ha già detto Lucio è fondamentale in Cosmo c'è un working group solo sulla verifica di cui facciamo anche parte ed è appunto la verifica è imprescindibile e quindi sapere come sta andando il modello è indispensabile ma come feedback non solo per i previsori ma anche per i modellisti per riportare a loro per, per eventuali necessarie modifiche del modello quindi eh, qui per esempio il geopotenziale andiamo a confrontare con l'analisi eh, andando a confrontare con l'analisi del centro europeo il, le corse del centro il, i forecast del centro europeo stesso vedere puramente dal punto di vista visivo quanto si sono discostate stesso per eh, la, no, questa è la temperatura qui facciamo la verifica del multimodel eh, di cui vi ho parlato prima. Ora, quest, al momento questa parte è in aggiornamento, però eh, a, a breve sarà attiva. Però qui cosa troverete? Troverete beh intanto l'introduzione con la teoria del multimodel che io non, vi ho, non vi, ho, vi ho accennato a grandi linee, ma qua troverete tutto, e, eh, con eh, le, le, le formule, tutto. E poi qua ci, so, ci sarebbero eh, le verifiche regione per regione. Eh, adesso questo non è aggiornato, per questo dico il sito è in fase di aggiornamento, queste mappe sono molto vecchie, ma perché stiamo appunto eh, adesso mettendo a posto tutto? Abbiamo le verifiche del multimodel. Comunque, eh, questo sarà anche vecchio, però, come, vedete, come vi ho già fatto vedere prima, il Super Ensemble abba abbatte il bias eh, nella temperatura. E, e trovate diversi indici per diverse eh, quote, quindi da 0 700, da 700 1.500 e oltre 1.500. Regione per regione, con anche ehm, il SINOP, perché noi qua stiamo usando eh, tutta la rete non GTS, quindi tutti i dati che arrivano dal, dal dipartimento, di, della rete solo del, del dipartimento. Qua abbiamo anche solo la verifica su, sui SINOP, giusto per... Uh, SLP di nuovo questo è di nuovo il confronto visivo molto rumoroso ma comunque c'è e poi c'è il grosso uh, contenitore della precipitazione la precipitazione qua appunto è, è, è grosso ed è importante qua c'è tutta la spiegazione del, di tutto quello che c'è in ballo noi abbiamo in questa sezione troverete indici tendenzialmente indici statistici classici quindi far bias pod ets in più c'è l'eds che è un indice che abbiamo implementato di recente anche dalla letteratura anche questo che è per gli eventi più estremi quindi è pensato per gli eventi estremi l'abbiamo implementato da, da poco quindi dobbiamo ancora mh, avere un minimo di sensibilità ancora su questi, su questi grafici, su questo parametro che per noi è, anche per noi è un po' nuovo. Comunque abbiamo long trend, qua è per esempio il bias, questo è il bias, per esempio, dei, del modello Cosmo per eh, diverse soglie eh, sul primo giorno di previsione, sì, perché è di 0, se no sul secondo giorno è di 1. Per esempio qua abbiamo, andiamo a prendere una soglia un po' più, insomma 10 mm in 24 ore, modello Cosmo ma anche Centro Europeo, e come potete vedere quello che conta è, appunto a partire dal 2004, da quando abbiamo iniziato questa verifica, come la, la qua abbiamo Cosmo I7 in rosso e Cosmo Me in, in giallo, che adesso di fatto diventano la stessa cosa ma prima non lo erano. quindi... Erano leggermente diversi, quindi vedete come le, le linee comunque tendono verso lo zero. Al, al variare del insomma all'inizio eravamo un po' più ballerini, adesso si, si oscilla attorno allo zero. Che per un bias è sempre una cosa positiva. C'è una certa stagionalità, come potete vedere d'estate, eh, in primavera, diciamo è un po' più perché questo punto qua è l'inverno di JF, quindi questa è la primavera, nelle primavere siamo un pochino più, un bias un pochino più alto tendenzialmente, nelle estati il contrario, il bias è un pochino più basso, che vuol dire che il modello tende comunque a sottostimare un po', un po più secco d'estate. Questo per Long 3, poi abbiamo gli scatter plot, che semplicemente... Eh, andare a prendere il previsto e l'osservato, metterli su un, su un grafico e vedere la dispersione rispetto alla diagonale, che sarebbe la, la previsione perfetta, andare a vedere quanto un modello eh, disperde, quanto, ehm, quanto è invece è compatto, vedere se si vede a occhio dove c'è la sottostima o la sovrastima, eh, a seconda di quale lato della, della diagonale è, e così via. L'errore relativo è Uh, previsto, meno osservato, meno osservato, uh, in percentuale, ed è fatto sulle aree uh, di allertamento. E come potete vedere, qua c'è già anche Cosmo 5, questo è riferito uh, all'estate 2017, come potete vedere, guardate che sottostima c'è nel, nel centro-sud dei modelli Cosmo uh, d'estate, c'è una, una sottostima veramente... Eh, Notevole, dove invece Cosmo I 2 tende a, come si diceva oggi, si è detto già alcune volte, Cosmo I2 tutto sommato tira un po', più, tira un po sulla media, insomma, ecco, è un pochino eh, meno, meno secco. Poi abbiamo anche il Bolam, ehm, e anche il centro. Europeo. Il centro europeo al contrario. Butta un pochino più giù l'acqua, comunque sono tutti esempi che noi poi noi andiamo a, a aggiornare di volta in volta, stagione per stagione. Eh, stessa cosa facciamo, plottiamo il fare il po' del bias, sempre su area dell'allertamento. Gli indici statistici, in, qua nell'introduzione ci ha spiegato tutto quanto. Abbiamo il performance diagram, ehm, per se, sempre. Per la precipitazione, confronto con gli altri modelli fra cui anche il BOLAM, BOLAM i 5 e i 7, cumulate stagionali, nel senso che anche questa pagina, questa è, è in aggiornamento, quindi non dovete eh, guardare più di tanto. Ma solo per fare un'idea, si fa la cumulata sia del modello che del previsto, con una certa, per, per quanto riguarda l'osservato, un certo un krieging, insomma, giusto per. Ehm, per avere sull'area, si fa l'accumulata per vedere a occhio come è andata la stagione. Qua non dovete guardare perché in dobbiamo aggiornare queste mappe, invece le mensili sono aggiornate, le mensili. mese per mese eh, si va a vedere. Queste eh, si riferiscono a dicembre. E poi c'è la cartella storico che è in fase di costruzione, che ci è stata chiesta per avere appunto una. Perché, se no, noi sovrascriviamo semplicemente le mappe di volta in volta, invece, così d'ora in poi avremo un archivio, un piccolo archivio, insomma, dei mesi precedenti, delle stagioni precedenti. E poi c'è l'EDS, come vi dicevo ehm, nell'introduzione, qua c'è tutto spiego, lo spiegone, e, e questi sono i grafici, grafici, ripeto, a cui io per primo ancora devo abituarmi perché sono, è, è stato messo sul sito qua credo due settimane fa, non di più. E la mia collega Elena Oberto, probabilmente saprebbe spiegarvi molto meglio. È un indice che ehm, appunto da teoria dovrebbe essere più utile nei modelli ad altissima risoluzione per ehm, andare a vedere la performance in caso di eventi rari, quindi eventi estremi, comunque, eh, e per cui anche confronto, diciamo, magari il centropeo non andrebbe proprio messo forse come confronto, ma ehm, insomma è un, è un inizio, insomma, abbiamo provato a mettere e vedere cosa succedeva, adesso poi ci li studiamo bene e, e, e troveremo il modo di, di capirli anche meglio, almeno io. Ok, questo è, è tutto quello che volevo dirvi, tranne una cosa, se cioè siete liberi assolutamente di andare a vedere questo sito, se vi sono utili questi prodotti... Ben venga, se avete delle richieste, se avete delle critiche, se avete del qualcosa, vedete che qualcosa è sbagliato, vedete che qualcosa non funziona o, o avete bisogno di qualche mappa che non c'è, qualcosa, chiedeteci, noi dire, non è un problema eh, mettere come facciamo col Dipartimento, non, ci scambiamo continuamente queste richieste, possiamo mettere in linea quello che si ragionevole, insomma, che non, che non ci occupi tutte le macchine. Sì. Ah, sì, sì. Allora. allora. Dove c'è ancora qua? Oops. Sì. Ecco. Ovviamente il sito è aperto, è disponibile per tutti, quindi e questo è tutto. Se non ci sono domande ehm, darei appuntamento a tutti. Mi ringrazio il collega Massimo Milelli per la presentazione. Darei appuntamento a domani mattina per un'altra giornata, un'altra giornata intensa. Ci sarà anche Carlo Cacciamani il pomeriggio. Pertanto invito tutti ad essere puntuali la mattina se ci riusciamo e a partire puntuali, tale che arriviamo un po' meno stanchi diciamo alla fase pomeridiana va bene grazie a tutti buon pomeriggio